Successo ieri sera per la chiusura della terza mostra dei presepi, presepi in comune allestiti dagli alunni delle scuole gelesi e promossa dalla Proloco. Dallo scorso 16 dicembre il Palazzo di Città ha ospitato numerosi visitatori incuriositi ed affascinati dal lavoro degli studenti. I presepi come simbolo di rinascita, verità e giustizia, una raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. In questo mese in cui sono stati aperti qui al Comune, la frequenza è stata molto assidua e questo ci dà quella motivazione in più per dire che stiamo facendo bene e quindi avremo modo di preparare altre cose che sono già in programma. Un vecchio adagio dice non c'è due senza tre, da oggi diremo non c'è tre senza quattro? E senza quattro senza fine. Nel corso della mostra dei presepi è stata presente anche una bancarella di beneficenza allestita dalla Soul Optimist Club di Gela. È stata per noi una bellissima esperienza che abbiamo molto piacevolmente e costruttivamente condiviso con la Proloco. E ricordiamo che tutto quello che voi avete venduto e il ricavato va in beneficenza. Sì, va tutto in beneficenza e noi stiamo seguendo, siamo dietro a un service nazionale e il tutto avverrà devoluto per i terremotati del centro Italia e qualcosa andrà pure a qualche realtà locale. Durante l'iniziativa di ieri sera si è svolta anche la pesca dell'Epifania. Ad ogni biglietto estratto corrispondeva un premio offerto da alcuni sponsor locali. Tra i premi anche un dipinto del maestro Giovanni Iudice. La serata è stata presentata da Fabiola Polara, il sindaco Domenico Messinese. Abbiamo visto dai presepi commestibili ai presepi ecologici, dei presepi che esprimono la fantasia dei nostri ragazzi e che si trovano, come ho detto altre volte, credo in un posto molto rappresentativo che è proprio la città di tutti i nostri, di tutti i gelesi. Quindi è una manifestazione che continua. L'anno scorso abbiamo voluto cambiare proprio la destinazione per darlo in questa nuova cornice, facendo diventare questo palazzo grigio un palazzo più allegro e anche per far avvicinare i più giovani a questo palazzo che può sembrare un palazzo distante dalla città, ma in realtà deve essere vicino partendo dai più piccoli. La Proloco Gela ha consegnato anche un attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno sposato il progetto. Tra i premiati anche il cameraman di Canale 10 Antonio Burgio, che ha seguito tutte le manifestazioni promosse dall'associazione. Ai visitatori ieri sera è stato offerto anche un buffet preparato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo, coordinati dal docente Emiliano Sigona, grazie alla collaborazione del panificatore Michael Cassarino e del pasticcere Angelo Cassarino. Gli addobbi floreali sono stati preparati dal fiorista Salvatore Nobile. Appuntamento al prossimo dicembre.